Prendiamo in esempio anche l'Inter, però l'Inter non ha avuto dei cambi sostanziali, no? Però diciamo che da ottobre-novembre più o meno l'Inter segnava massimo un gol a partita, no? Infatti è andata avanti, a parte quel Benevento che è in Coppa, quindi sappiamo che non dobbiamo tenere in considerazione in modo esagerato questo tipo di partite, ha fatto un gol con l'Empoli, 0-0 col Sassuolo, 0 gol col Torino, 0 gol con la Lazio nei tempi regolamentari, 0 gol col Bologna, un gol col Parma, un gol col Rapid Vienna, poi 2-1 e 4-0. Dalla partita col Rapid Vienna, il cambio penso sapete tutti qual è stato, no? Icardi ha avuto problemi con la società, gli hanno tolto la fascia da capitano e quindi i giocatori magari hanno avuto una reazione a questo tipo di cioè a questa situazione, no? Perché hai il capitano, magari adesso si dice che Perisic non ci andasse troppo d'accordo, esce lui e iniziano tutti a giocare meglio, iniziano a impegnarsi di più, iniziano a cercare a fare più occasioni e questa informazione che ad occhio può dire ma l'Inter non ha più Icardi, infatti le quote sono salite, tutti si aspettavano un Inter che non segnasse più, invece ha portato una reazione da parte dei nerazzurri che hanno segnato più gol. Ma devi tenerli in considerazione per bilanciare il tuo trading, no? Per andare a dire ok, ma questa partita forse è meglio evitarla, oppure no, ma aspetta, forse è meglio buttarmi sugli over in questa partita, no? Andare a fare un cambio di mentalità, perché se rimanete statici alle partite la prenderete sempre nel culo. Non so se ricordate anche, non so se l'anno scorso, l'anno prima, l'Inter che vinceva tutte le partite anche lì 1-0, ha vinto 6-7 partite 1-0 e poi ha fatto anche delle goleade pazzesche, no? E queste goleade diventano poi comuni, rischiano di fare seri danni, perché tu sei rimasto magari alla prima parte di stagione in cui faceva tutti 1-0, segnava solo un gol e non riesci più a cambiare la tua mentalità.